Ariete. Innaffia il tuo orto senza consumare acqua. Toro. Togliti un sassolino dalla scarpa e tiralo ad un antipatico. Gemelli. Intervistati da solo. Cancro. Fai demenza e dalla in beneficenza. Leone. Mangia bene. Bevi bene e caga bene. Vergine. Per una giornata fai finta di essere un VIP. Bilancia. Masturbati tutti i giorni. Scorpione. Il meglio deve ancora avvenire. Sagittario. Archivia il tuo passato e investi sul futuro. Capricorno. Fai qualcosa che non ti piace con gioia. Acquario. Fai un regalo a chi se lo merita. Pesci. Crea una canzone. Se esce bella, cantala a tutti. Sanna Marin, la giovane premier finlandese, è stata duramente criticata perché è ripresa con un video a ballare in modo sensuale. Ci stiamo indignando perché qualcuno di importante balla, appunto senza motivo, e non quando ruba o mente ai cittadini, nella cosa pubblica. Pane e coraggio ci vogliono ancora, che questo mondo non è cambiato. Pane e coraggio ci vogliono ancora, sembra che il tempo non sia passato. Così canta Ivano Fossati nella cacotraccia del mese, purtroppo ancora molto attuale. E dopo l'estate ci vorrà pane, ma soprattutto tanto coraggio. Settembre ha un sapore agrodolce perché racchiude la nostalgia dell'estate calda appena passata e il timore di un imminente inverno ancora da poter e dover riscaldare. Coraggio. Usiamo settembre per ricaricare le pile con gli ultimi soli caldi, preparandoci ad avere coraggio per la stagione fredda che ci attende. Le spiagge e i concerti sono ancora propositivi e numerosi, le sagre e l'uva avanzeranno e insieme ad un po' di pane buono arriveremo a fine anno. Il mondo è sempre più fragile, noi dobbiamo non esserlo. Tiriamo fuori il coraggio e forse al pane si aggiungerà anche qualche sagra del formaggio. Proprio sul filo della frontiera, il commissario ci fa fermare. Su quella barca troppo piena non ci potrà più rimandare. Su quella barca troppo piena non ci possiamo ritornare. E sì che l'Italia sembrava un sogno steso per lungo ad asciugare. Sembrava una donna fin troppo bella che stesse lì per farsi amare. Sembrava a tutti
bello che stesse lì a farsi toccare. E noi cambiavamo molto in fretta il nostro sogno in illusione, incoraggiati dalla bellezza vista per televisione, disorientati dalla miseria e da un po' di televisione. Pane e coraggio ci vogliono ancora, che questo mondo non è cambiato. Pane e coraggio ci vogliono ancora, sembra che il tempo non sia passato. Pane e coraggio, commissario, che c'hai il cappello per comandare. Pane e fortuna, moglie mia, che reggi l'ombrello per riparare. Per riparare questi figli dalle ondate del buio mare, e le figlie dagli sguardi che dovranno sopportare, e le figlie dagli oltraggi che dovranno sopportare. Nina, ci vogliono scarpe buone e gambe belle, Lucia. Nina, ci vogliono scarpe buone, pane, fortuna e così sia. Ma soprattutto ci vuole coraggio a trascinare le nostre suole da una terra che ci odia ad un'altra che non ci vuole. Ai, ai, arada, ti ari, ari, ti ari, oh. Proprio sul filo della frontiera, commissario, ci fai fermare, ma su quella barca troppo piena non ci potrai più rimandare. Su quella barca troppo piena non ci potremo mai più ritornare. Ai, tari, ra da da da, ti da re copi, ti re da pia, te re na, te re na na di, ti da ra do. Caco Barza. Barzellette cacofoniche. Marito e moglie stanno divorziando. Si trovano davanti al giudice per l'affidamento del loro unico figlio. La moglie si alza in piedi e si rivolge al giudice. Sono stata io che per 9 mesi ho portato in grembo nostro figlio. Sono stata io che prima l'ho custodito. Quindi è naturale che l'affidamento venga fatto a me. Al che il marito, che voleva anche lui fortemente l'affidamento, si alza per parlare. Signor giudice, quando metto una monetina al distributore e scende la caramella, questa appartiene a me o alla ditta della macchina? Era una notte buia e tempestosa e due ergastolani del manicomio criminale con le gambe incatenate alla classica palla di ferro stavano pulendo il cortile del carcere quando si mette a nevicare. Andiamo dentro, qui nevica! E l'altro. Ma che ci frega, abbiamo le catene! Ora c'è un samurai che fa una sauna, esce fuori dai vapori, lo sguardite spesso, la quattro marrone. Preoccupato, apre il manuale del grande samurai. Samurai con un marrone, samurai non buono. E va avanti, samurai con due marroni, samurai normale.
E va avanti ancora. Samurai con 3 maroni, grande samurai. E poi va avanti. Samurai con 4 maroni. Attento, samurai, ti stanno inculando. Ecco vignetta. Vignette cacofoniche. Un uomo che sembra un bambino, ma è un uomo ed è evidentemente affetto da macrocefalia, è in giardino col suo cane. Lo guarda e dice: ah, vorrei tanto potessi parlare. Il cane gli risponde: tua moglie si scoppa il postino. Cosa? Oh, merda, devo dire bau bau, bau bau. Il cacofonico, porca troia! Caco Barrett. Stand-up cacomedy. Battute di Enrico Zambianchi, Alessio Zanoni ed MM40. Il costo del gas è talmente alto che rientrando dalle ferie ho paura di scoprire che in casa sono venuti ladri per cuocersi un piatto di pasta. Dichiarato lo stato di emergenza idrica. Bisognerà mettere la mascherina anche quando beviamo. Secondo una ricerca, l'italiano è la quarta lingua più studiata nel mondo e potrebbe perfino salire di posizione se venisse studiato anche in Italia. TG Caco. Notizie cacate. A cura di Marcos De Nobles. A Milano apre un nuovo format di locale. Si chiamerà la creperia, dove si potrà morire in pace di alcol o di cibo fino a crepare. Breaking news. Elezioni italiane 2022. Potrete votare quello che vi pare, perché siamo in un paese democratico. L'importante è votare, perché tanto ogni voto andrà al nostro padrone amico americano. La rassegna strappa. Strappi di stampa. A cura di MM40. Marcos De Nobles. E presi da altre fonti. Sentenza del Tribunale di Bologna: il sesso nel confessionale non è reato, purché il prete sia consenziente. Istat: in Italia ogni donna ha 1,35 figli. Lo 0,35 è quello che ti sei dimenticato di andare a prendere in piscina. Di Maio: sono favorevole al salario minimo, ma non lo si può imporre per legge. Quindi non è favorevole al salario minimo. Da Trampo di Massimo Schiavo: Rita Dalla Chiesa doveva scegliere tra il Grande Fratello e Forza Italia. Ha scelto programma che fa più ridere. Da Spinoza di Mauro Fodaroni: è morto l'avvocato Ghedini, da anni combatteva insieme a un male incurabile. Da Il Vocio di Cassandra: gas, prezzi alle stelle, l'Europa fisserà un tetto dal quale buttarsi di sotto. Da Ostruns di Mario Caffiero: Catanese torna dalle vacanze con vaiolo delle scimmie, AIDS e Covid. E pare sia diventato pure leghista. Da Cotionchi di Bruschetta: Italia sovrana e popolare candida Gina Lollobrigida, 95 anni. Così, giusto per abituarla all'urna. Da Prugna di Valentina Paiuzza: Letta, grazie al taglio del cuneo fiscale i dipendenti potranno avere una mensilità in più. Verrà erogata il 13 del mese. Dopo un po' di sana satira che sempre più manca sulle nostre tavole, ma che dopo le imminenti elezioni spero possa esplodere in più forme, è ora di scaldare cuore e gambe con un pezzo very hot
Street Lady, pubblicato dalla Blue Note Records nel marzo del 74, è un pezzo di funk jazz futuristico che ha portato la carriera di Donald Byrd ad un livello completamente nuovo. È una delle tracce più funky di sempre. La dedico quindi a chi avrà bisogno di tanto funky per scaldare la propria dimora per la stagione fredda e incerta che sta arrivando.
orecchia libro. Le sottolineature nei libri. Ma il guaio è che voi, caro mio, non saprete mai come si traduca in me quello che voi mi dite. Non avete parlato turco, no. Abbiamo usato io e voi la stessa lingua, le stesse parole. Ma che colpa abbiamo io e voi se le parole per sé sono vuote? Vuote, caro mio, e voi le riempite del senso vostro nel dirmele e io nell'accoglierle inevitabilmente le riempio del senso mio. Abbiamo creduto di intenderci, non ci siamo intesi affatto. Uno, nessuno, 100.000 di Luigi Pirandello, letto da Amos. Ciaico, l'haiku del caco, di Marco Franco. L'haiku è un componimento poetico di origine giapponese di soli tre versi che hanno una sillabazione di 7-5-7. Pensieri autunnali, cosa votare, forse come campare. Cacosillo. Neosillogismi cacofonici. A cura di Marco Pascià. Educa amore. Educare all'amore. Esempio. Sei molto scontroso. Avresti bisogno di qualche lezione di educa amore. Il cacofonico. Porca troia! Cacofon. Frasi ascoltate in giro lo scorso mese. Sì, dai, pubblica un'altra foto dove ci spieghi il senso della vita mentre sei a pecora sullo scoglio. Sia che vinceranno i meloni che i cocomeri, saremo sempre nella Repubblica delle Banane. Io non ho la rabbia repressa, io ti meno nella faccia. I Minions sono personaggi di fantasia, ma i Minions, credetemi, esistono davvero. La cosa bella di andare in posti dove non conosci nessuno è che non conosci nessuno. Ti lascio perché meriti di peggio. Avevamo deciso di leccarci le ferite a vicenda, poi siamo scesi più in basso. Mi sono rotta di cadere e rialzarmi. Credo che d'ora in poi rotolerò. A seguito dell'aumento delle tariffe dell'energia elettrica, vi informo che la luce in fondo al tunnel è stata staccata. Occhio non vede, cuore non duole, fegato insomma. SMS divertenti. Viene anche Giorgio a cena? No, nonno, abbiamo litigato. Fatti perdonare. Ci ho provato, ma niente. E tu come fai quando nonna ce l'ha con te? Stringo forti i tappi dei barattoli di marmellata, così poi ha bisogno di me. La politica è il mezzo attraverso il quale persone senza morale comandano su persone senza memoria. Voltaire. Dopo questa chicca culturale concludiamo la puntata con la recensione dell'album del mese a cura di Matteo Maioli di Radio Casotto e con un pezzo tratto dall'album in questione, ma lasciandovi con una frase di uno dei più grandi protagonisti della politica italiana e che ci deve far pensare prima di andare a votare. Voi pensate che noi politici il giorno delle elezioni ci mettiamo incollati davanti al televisore, come fate voi, per vedere chi vince e chi perde? A noi non ce ne frega nulla, tanto il potere è uno solo. A noi interessano solo i dati di quanti non vanno a votare, quante schede bianche e quante annullate. Perché se il non voto arriva al 60%, per noi è finita. Significherebbe che il popolo ha sfiduciato tutto il sistema politico. Giulio Andreotti. Buon non voto a tutti. Un caro saluto agli amici del Cacofonico dalla voce di Matteo Maioli.
E in questa nuova edizione del podcast volevo presentare il nuovo album dei The Links, che in realtà è un esordio. Loro vengono da Mantova e fanno questo power pop venato anche di rock and roll e garage folk, che mi ha assolutamente travolto e è stato un ascolto fisso di questa estate. Ho citato sul cartaceo, fra le loro influenze, quelle di Nerves, Replacements, ma anche alcune formazioni più recenti come gli Alalas, quindi c'è anche un po' di questa vena psichedelica, sognante nella musica del gruppo. L'album esce per la Slack Records, etichetta di Gradara, ed è anche distribuito in America dalla Cool Cat Music. Trovate comunque facilmente l'album su Bandcamp e anche la possibilità di acquistarlo. Con questo suggerimento io vi saluto, vi rimando a una prossima edizione con un altro disco italiano da scoprire. E ricordo anche che trovate alcuni miei articoli su www.calpors.com, ma anche podcast musicali agli indirizzi di Mixcloud, di Noi Radio e Radio Casotto. Ciao a tutti da Matteo Maioli, grazie. Facilmi megaverso. Vabbè, sì. No, dobbiamo far tutti. Lo facciamo tutti insieme. Che cos'è il megaverso? Il megaverso. Oh! Mi ha dato di traverso il megaverso. Io boh. E quindi questo è il famoso megaverso. Questo è il megaverso. Questo è il TikTok degli anziani.